Ciao, carino. Ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da Freddy a pranzo. Capisco. Dormivi quando sono entrata. Peccato. Magari un'altra volta. Ciao. Che spettacolo. Se non sai guidare, stattene a casa, al tuo posto! Ehi, non è la ragazza di Joe quella? Beh, una di loro comunque. Tu sei venuta addosso alla mia macchina, io vengo addosso alla tua! Guarda la mia macchina, cazzo! Ehi, amico, piantala. E tu che cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattene finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è, la tua ragazza, per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu! Un'altra parola e ti spacco tutti i denti. E ora levati dai coglioni, stronzo! Io... Ecco la parola in più. Grazie, carino. Ti devo un favore. Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta. Sì, grazie, ma adesso devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. Nice to see you. Ehi, ragazzi. Ehi! Hey. Ehi, Vito, questo è Luca Gurino. Vuole parlarvi. Luca, questo è Vito. Molto lieto, signor Gurino. Non c'è bisogno di essere formali. Chiamami Luca. Siedete, Vito. Cosa le porto? Quello che ho preso io. E muoviti. Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi. Che bella storia, cazzo. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. Ah, salute. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso? Mi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe?
Sto parlando di eliminare qualcuno. Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice di farlo. Sono stati in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere. Persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente. Sì, mi piace. Ma stai parlando dei crocchi, giusto? Sai, i cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene, ci serve gente come voi. In grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo e magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? 5.000 a testa. È una fottuta fortuna. Ehi, nessuno ha detto che costava poco. Non fedatevi. I benefici compensano largamente i costi. Lascerò decidere a voi. Henry vi aggiornerà sul resto. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere. Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì, sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Capo, io giuro... Ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un altro affare. Allora, Harry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede intoccabile. E lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo e appena quello stronzo si fa vivo, boom! Tanti saluti. Come facciamo? Con una MG-42. Ah. E dove la prendiamo, una MG-42? Harry. Sì. È un veterano come te. Ha un piccolo negozio d'armi privato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa, dalla cervottana al bazooka. E non serve nessun cazzo di porto d'armi. Ok, io e Joe andiamo all'appartamento. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato, digli solo che ti mando io. Poi raggiungici all'appartamento, a Sand Island, l'edificio di fronte alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, dopo. Buona fortuna. Ok, in gamba.
chi è là? Harry Tomasino mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Ok, entra. Mila? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già. Hai la sua roba? Bene, eccola qui. MG-42, fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo, una bellezza. Ben 12 kg. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto, la più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so cosa dovete sparare, ma a meno che sia in un cazzo di carro armato, beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa? No, grazie, riconosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va? Aspetta, mi prendi in giro. Aspetta, aspetta. E dov'eri? Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Husky. Ma dai! In che unità eri? 504° para. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce! Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... Mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. Oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Ehi, attento là fuori.
Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. E tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare e è morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia. E com'è che parli così bene? Arrivano, quelle auto nere. Vito, mira al bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Delle armi lassù, a quella finestra! Giralo! Bene, Vito, vai, vai! Vaffanculo! Qui quello che sai fare! Minchia, senti qua! Niente male. Bene, Vito, andiamo! Muoviti, Vito! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ok, prima tu, Vito. Sei tu l'eroe di... Andiamo a prenderti, porcellino! Stai sparando a sapere! Vito, copri! Centro. Bene, Vito, andiamo. Oh, cazzo, attenti! Cosa cazzo è? Strano, ora l'intero cazzo di posto finirà in cenere. Ehi, aiuto! Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Pensa a qualcosa, sbrigati! Ehi, aiutatemi! Andiamo, fate vedere! Muoviti, Vito, dobbiamo andare! Ma dove sei? Tiro alle spalle! Oh no! No! Oddio! Oddio, no! Ammazza lo stronzo! Bel colpo! Batti sotto, rotto in culo! Vito, copri! Rimani dove sei! Non sai fare di meglio! Hai paura! Aprimi le spalle! Peccato! Ok, premi il pulsante, Vito! Che minchia fai, Joe? Cosa? Oh, sì, è roba buona. Dovreste provarla. Vai pure, ma io non bevo sul lavoro. Eccoli che arrivano! Vieto, copri! Hanno detto che vai in terra. Sono lui di loro! E c'è tanto bomba, dopo te voglio! Aiuta! Vito, Joe, fate qualcosa! Non possiamo andare! Andiamo! Che se ti aspetti che fa? Se stanno sparando, porca puttana! Vito, fa qualcosa! Sei tu l'esperto!
veleno per te! Coraggio, il palco è da sopra! Ragazzo, ora stai giocando a me! Non uccidetemi! Vi prego, sono sposato! Non fatelo! Farò tutto quello che volete! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente demanda i suoi saluti. No! Cazzo! Che cazzo ti dispiace? Harry, stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo. Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio. Già. Figlio di... Sta perdendo sangue dappertutto. Portatemi dal greco. Il fottuto pettore. Il fottuto dottore, idiota. Ok, calmati, saremo lì in un minuto. Quello greco vive a Hydro. Siamolo alla macchina. Madonna santa, pesi più di quanto sembri. Quel ciccione de merda mi ha quasi fatto saltare le palle. Rilassati di un miglio. Ehi, attento! Fa male, cazzo! No. Ah, devo iniziare a camminare, se non c'è nessuno di incazzato. Sono io. Se qui sta crollando tutto quanto. Ma lo sai che mi sono tolto le palle! Muoviamoci, il fuoco si sta diffondendo! Uomo del cazzo, che ci stiamo contando? Ma che cazzo? Stai dicendo, bastardo fottuto? Se non ce la faccio. Ehi, non dire così, Amy, che è solo un graffio. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shh. Ora non deve parlare. Risparmia le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? E cos'è successo a quello del film? È morto. Gesù, guidi come mia nonna! Vito, forza! Quest'affare non può andare più in fretta e dobbiamo seminare gli sbirri. Vado più veloce che posso, Cristo. Beh, non è abbastanza veloce. Calmati, ok? Un buco nella gamba grosso come una palla da golf. E vuoi che mi rilassi? Portami dai greco, cazzo.
Allora, chi è questo tizio? Quale? Quello da cui portiamo Harry. È il greco, un dottore. Gli molli un po' di perdone e lui ti mette a posto senza fare domande. Diciamo che è la soluzione quando non puoi andare in ospedale. Perché non dovrei andare in ospedale? Perché se ti presenti lì con un buco di proiettile, per prima cosa chiamano gli esperti. Già, quindi è il greco un sacco di clienti del nostro giro. Ma tu non ne avrai bisogno, Vito. Te li mette sempre molto in fretta. Sarà quello che mangi. Vito, muovete! Dietro sta sudando come una puttana qui dietro! Andrai più veloce, senti un stessi zitto! Ehi, Harry, rimane sveglio! Sì. Tieni duro, amico. Saremo dal greco in un minuto. Già sento la puzza di soufflaghi. Da questa velocità facevamo prima a piedi. Vito, là, quella casa. Parcheggia lì davanti. Il greco, il dottore? No. Sono il greco, il pittore, cazzo. Il mio amico sta morendo dissanguato. Grazie, dottore. Dobbiamo un favore. Portatelo dentro. Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendili. Devo anche aspettare. Ma grazie. Sì, grazie di tutto. Ti rimetterei. Già, lo spero. Io rimango qui con Eric. Ci vediamo più tardi. Va bene.
Vito, oh, come va? Shh, vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello! Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato a noi. Senti, ora non importa, prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Franny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito, grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo, qualcosa inventerò. Va bene. Dalle un bacio da parte mia, ok? Riguardati, Vito.